Allora, dobbiamo capire quanto fa 46 più 43. Fammelo riscrivere. E lo scrivo così, 46 più 43. Allora, quello che facciamo qui è per prima cosa guardare il posto delle unità. Abbiamo letteralmente 6 unità più 3 unità, o potremmo dire 6 e 3, e 6 più 3 fa 9. 6 più 3 è uguale a 9, quindi abbiamo 9 unità. E poi vai sul posto delle decine. E ci sono due modi per pensarci. Potresti vederlo come 4 più 4 fa 8. Però in realtà, quello che stai veramente facendo qui, visto che stiamo lavorando sul posto delle decine, questo qui in realtà è 40 più 40 uguale 80. E potresti fare lo stesso problema in forma espansa. E qui potresti dire 40 più 6, no? Perché 46 è come dire 40 più 6, questo l'abbiamo già visto, no? È questo che è 46. E poi 43 è come dire 40 più 3. L'abbiamo già espanso in precedenza. E quindi quando li sommi? Quando sommi un 6 più un 3, ottieni un 9. E quando sommi 40 più 40, ottieni 80. E quindi hai 80 più 9, e che fa 89. E la ragione per cui l'ho fatto è mostrarti è che quando sommi i 4 nel posto delle decine, in realtà stai sommando dei 40. Il fatto che siano sul posto delle decine rappresenta, o il fatto che il 4 sia sul posto delle decine ti fa vedere che in realtà rappresenta un 40, e il fatto che l'8 sia lì ti mostra che rappresenta un 80.